È meglio alluminio o PVC? In quale caso dovresti preferire un serramento in alluminio? Primo caso è quando hai dimensioni molto grandi, sia in larghezza che in altezza. Questo perché? Perché l'alluminio ha resistenza meccanica molto più elevata rispetto agli altri materiali e quindi consente di fare dimensioni e aperture molto grandi, tipo vetrate scorrevoli 3 metri, 4 metri, 5 metri, infissi alti 2 metri e mezzo, 2 metri e 80, 3 metri. Questo con l'alluminio di prima qualità lo puoi fare. Un'altra casistica è quando vuoi serramenti super slim, i serramenti minimali, i serramenti panoramici. Quando io vado a togliere materiale dal profilo, quando faccio il profilo più sottile possibile, tolgo resistenza meccanica. Quindi se parto da un materiale che ha già un'ottima resistenza meccanica, lo posso fare. Se parto da un materiale invece un po' scarso da questo punto di vista, diventa molto difficile, a tuo rischio e pericolo. Un'altra casistica è quando hai esigenze di colorazione molto particolari. Con l'alluminio puoi verniciare la superficie esterna e interna della finestra di qualsiasi colore in gamma RAL o anche in gamma NCS. Non sei limitato ad esempio dalle pellicole, che siano 10, 20, 30, che siano. Con l'alluminio puoi fare qualsiasi tipo di colore. Questo in molte situazioni è un grande vantaggio. Oltre a poter fare ad esempio anche gli effetti acciaio inox, molto molto belli, effetto titanio. Diciamo che da questo punto di vista qui è un materiale più prestante. Un altro punto per il quale potresti scegliere un serramento in alluminio è il discorso della durata nel tempo. Essendo l'alluminio un metallo praticamente indistruttibile, la sua durata nel tempo come infisso è molto più elevata di altri materiali. Quindi, quando vuoi durata del tempo, scegli alluminio, così come quando vuoi avere un occhio verso l'ambiente, verso l'ecosostenibilità. L'alluminio è un materiale completamente riciclabile, sostenibile. Quando invece dovresti scegliere gli infissi in PVC? Dovresti scegliere quando, prima di tutto, non hai dimensioni troppo grandi, hai delle dimensioni normali, quindi finestre da 80, da 1 metro, da 1,20 m, altezze normali fino a 2,20 m, 2,30 m. Dovresti sceglierla quando vuoi contenere i costi inizialmente, perché poi comunque nel tempo, essendo un materiale che dura di meno rispetto all'alluminio, nel tempo ti costerà comunque di più. Una vita media di una buona finestra in PVC è sui 25-30 anni. Oppure potresti scegliera perché ti piace un infisso caldo al tatto. Il PVC è un materiale che è già isolante naturalmente, quindi quando io lo tocco ho sempre una sensazione di calore. Altro motivo che potresti sceglierlo è perché comunque non ti interessa un infisso che duri 50-60 anni, quando ha durato 25-30 anni è già più che sufficiente, quindi un infisso che può andare bene in quelle condizioni. O ancora, quando ho una casa ad esempio che devo affittare, non so come me la ridurranno, spendo un po' di meno e un domani quando vado via l'affittuario magari lo posso anche cambiare l'infisso, a quel punto è meglio il PVC, un serramento in alluminio o in legno, legno-alluminio sarebbe un po' sprecato in quella condizione lì. Altra cosa, come manutenzione di infissi, che si parla sempre di infissi a zero manutenzione, è meglio alluminio o è meglio PVC? Come discorso di verniciatura sono due aspetti praticamente simili, tranne per il discorso delle pellicole, perché le pellicole hanno una durata più limitata rispetto alla verniciatura e varia molto anche in funzione del colore della pellicola che si va a scegliere. Invece il discorso di manutenzione, quindi una finestra che non cala, che la ferramenta chiude sempre bene, che è più stabile nell'apertura, nella chiusura e tutte queste cose, l'alluminio vince a mani basse rispetto al PVC, ma a patto che monti una ferramenta come si deve, proprietaria dell'alluminio, perché se montiamo una ferramenta cosiddetta cava 16, che è la ferramenta che viene usata nel PVC, a quel punto non ha nessun senso prendere una finestra in alluminio con la ferramenta del PVC, che va a peggiorare tantissimo l'aspetto delle prestazioni e della manutenzione nel tempo. Un altro aspetto, risparmio energetico, meglio PVC o meglio alluminio? Su prodotti base il PVC ha già un isolamento termico molto efficace. Per arrivare allo stesso isolamento del PVC, l'alluminio ha bisogno di un taglio termico, quindi questa parte centrale che separa l'alluminio esterno da quello interno, molto prestante. A quel punto i due prodotti si vanno a equivalere dal punto di vista dei numeri. Però che cosa succede? Un aspetto che nessuno considera. Siccome il PVC si muove di più e tende a spanciare anche la finestra, quando una finestra spancia passa anche aria. Dove passa aria, passa il risparmio energetico, se ne va praticamente. Quindi da quel punto di vista lì,
un infisso in alluminio fatto come si deve, che con le sue guarnizioni chiude sempre perfettamente, è superiore a un serramento in PVC. Anche se, numero alla mano, uno dice i serramenti sono uguali. E sotto questo aspetto ti invito a considerarlo anche non all'inizio, quando le cose vanno tutto bene, ma man mano che passano gli anni, che un serramento in alluminio rimane stabile mentre un serramento in PVC tende a deformarsi, questa differenza di prestazioni diventerà sempre più evidente. Ultimissimo aspetto: ok alluminio, ok PVC, scegli quello che preferisci in base alle tue esigenze, in base a quello che puoi realizzare come dimensione in casa tua, ma non ti dimenticare che la posa in opera, quindi come vengono montati questi infissi, inciderà per il 75% dei risultati. Quindi puoi scegliere anche il migliore infisso, ma se non lo posi bene, tutto quello che ti ho detto in questo video andrà praticamente a essere annullato da una posa eseguita come si faceva una volta. Quindi continua a seguire il mio blog, leggi tutti gli articoli sulla corretta posa in opera, sulle garanzie, su come vanno fatti i lavori a regola d'arte. Non affidarti a un venditore, ma affidati a un consulente esperto. Anche se oggi tutti si spacciano per consulenti, i veri consulenti, quelli in gamba, si trovano facilmente e si percepisce subito dall'altra parte se sei una persona competente. Anche digitando nome e cognome su Google si vede la storia che ha fatto, quello che ha imparato, quello che può fare per te e quello che ha già fatto per le altre persone. Puoi leggere testimonianze, le recensioni di chi si è già affidato a quella persona e ti invito a farlo prima di scegliere i tuoi nuovi infissi. Ciao e al prossimo video!